Amici e amiche di Tele Iride, l'ultimo atto della regular season della Serie B di basket, Fiorentina-Varese. Oggi a San Marcellino si decide molto, ma non tutto, del destino della squadra di coach Salieri. Uno sguardo sul parquet fiorentino, ma non solo. Intanto il saluto che vi arriva, come sempre, da Francesco Benvenuti. Niccolò Casalcio. Ci ricordiamo due settimane fa lo spavento per le condizioni di Lasagni e di Momoturè, tutti e due titolari, e con Lasagni che ci fa subito ricordare la specialità della casa. Varese, Caroli va a recuperare fino in fondo, stoppatissima Di Giacomo, segue e concretizza questa situazione. Ecco, non mi sembra ci sia neanche la reattività dei giorni migliori. Qui una serie di extra pass furibondi, poi Lasagni cattura comunque il pallone dopo l'errore giallo-blu. Lasagni dall'angolo dopo un paio di errori, è un tiratore, continua a tirare e torna a segnare Simone Lasagni, uno dei migliori artisti di questo campionato. Touré prova finalmente a mettersi in proprio e quando lo fa c'è sempre un motivo per sorridere. Sant'Ambrogio scivola lenti, costretto ad aiutare Facchino, perde però il suo uomo. Sant'Ambrogio punisce, non riesce a ricevere Touré, attacco della Fiorentina che si ferma per troppi secondi, poi gran passaggio di Touré per premiare il rollaggio di lenti che diventa adesso meno 11. Poi Bianchi perde un pallone mortifero, canestro totalmente regalato. Franchigia del presidente Piacenti, gran movimento di Touré, servizio con il contagiri di Lasagni. Primi due punti nel terzo quarto anche per Varese, che però dorme clamorosamente. Difesa quasi bypassata in questo caso. Touré invece fa quello che vuole, è una danza magica quando il 23 si butta in questo modo. Limite ben definito tra i 9 e i 14 punti, adesso sono 11, gli ultimi 4 minuti, difesa della Fiorentina che si dimentica di Bolzonella, nuovamente meno 9, non va a buon esito l'attacco di Varese, però ecco, di fronte a tutto questo c'è intanto una partita da vincere e Facchino mette lì un bel francobollo sul più 19. Varese è tornata sugli standard, del primo quarto. Sotto il punto di vista offensivo ha preso ritmo in questi ultimi attacchi, invece la Fiorentina sale a quota 55 più 20, massimo vantaggio. Game 7 match vicinissimo sui due parquet di riferimento, se non altro per quello che è la corsa per evitare i play-out, anche un po' di showtime. Martedì all'interno del nostro appuntamento settimanale con T-Sport dedicato al basket e in particolar modo alle avventure della squadra di Salieri, che torna sul più 30, vince 75 a 45, vince però anche Altosebino e allora Nick ufficialmente saranno play-out.